Punto e a capo. Un programma di Ornella Rossetto. Buongiorno a tutti voi e benvenuti a Punto e a Capo. Ottimi libri dimenticati in fretta e recuperati per i lettori di oggi. Del patrimonio del nostro Novecento riemergono romanzi e racconti che vanno a stuzzicare la nostra curiosità, il nostro interesse di lettori un po' troppo assillati forse dal presente e dalla corsa all'ultima novità. È il caso del libro di cui parliamo oggi, Viaggio in Israele. Si intitola questo romanzo dello scrittore calabrese Mario La Cava, che nel 1961 assistette come inviato di un piccolo quotidiano del sud alle battute finali del processo ad Adolf Eichmann, uno dei principali criminali nazisti, lo ricorderete tutti, questo processo che si teneva a Gerusalemme, un processo per il quale gli occhi del mondo intero erano su Israele. Questo romanzo, che apre ampi squarci sulla società israeliana del tempo, fu pubblicato in prima edizione nel 1967 dall'editore Fazzi di Lucca, ebbe una ristampa nel 1985 e viene ora riproposto da Edicampus di Roma nella collana dell'Università Tor Vergata, cura di Millì Curcio e accompagnato da un saggio di Luigi Tassoni. Millì Curcio è già in collegamento con noi e la salutiamo, buongiorno e grazie. Buongiorno. Viaggio in Israele, a dispetto del titolo, un romanzo, non un semplice resoconto di viaggio, questo libro di Mario La Cava, autore sul quale credo ci meriterà pure dire subito qualcosa, perché penso che se ne ricordino in pochi. Professoressa. Sì, è un libro che ha avuto una fortuna ben strana, perché le prime due edizioni sono uscite, diciamo, in contingenze storiche abbastanza particolari, curate da piccoli editori che non si sono neanche preoccupati di distribuirla adeguatamente. La Università di Tor Vergata, d'accordo, per la quale io lavoro, d'accordo con l'editore di Campus, decide di investire ancora una volta su questo libro, perché dopo 40 anni dalla sua pubblicazione non ha perso proprio la sua attualità. Diceva un romanzo e non un resoconto di viaggio, infatti nelle precedenti edizioni anche questo equivoco c'è stato, cioè l'equivoco sul genere. È effettivamente un romanzo con tutti i crismi, nel senso che esiste un protagonista, un antagonista, una storia, un intreccio delle azioni, quindi un esordio e un lieto fine come nel romanzo tradizionale, però ecco, tra questo esordio e tra questo lieto fine c'è tutto un mondo, che è quello della vita israeliana, della società israeliana, tanti aspetti importanti, tante sollecitazioni che possono arrivare al lettore e soprattutto l'evento straordinario per il quale il giornalista La Cava, come lei diceva, si trovava a Gerusalemme. Come racconta lo scrittore il processo Eichmann? Allora, quali sono le impressioni che La Cava ci trasmette? Sì, il processo Eichmann addirittura sospende l'azione dei personaggi e si introduce proprio nell'aula del processo. Tra l'altro a quelle stesse udienze assisteva anche Hannah Arendt, oltre a tutto il mondo ovviamente, introduce proprio il personaggio, l'attesa che si crea in quest'aula, ma lo fa non come lo farebbe un giornalista, ma proprio come lo farebbe uno scrittore. Io nella mia introduzione ho messo a confronto anche due personaggi che sono grandissimi nel male, e il paragone non mi sembra irriverente, nel senso Manzoni è l'innominato e dall'altra parte La Cava Eichmann. Il capitolo dedicato ad Eichmann è quello forse più forte di tutto il libro, è quello più aderente alla realtà e credo che meriti un approfondimento anche nelle scuole, cioè avvicinare anche i ragazzi che poco conoscono la nostra storia, anche la storia europea, proprio attraverso queste pagine e queste parole di uno scrittore che ha una sensibilità del tutto particolare. Penso che non si possano riassumere
sintetizzare le emozioni che la cava riesce con questa semplice descrizione dell'ingresso in aula del criminale nazista possa trasmettere anche alle nuove generazioni. Parliamo un po' di Mario Lacava, che è uno degli scrittori dimenticati del nostro Novecento, professoressa. Sì, uno degli scrittori dimenticati perché è stato poco compreso, diciamo, da una critica abbastanza miope, se non che ha rasentato in alcuni momenti anche la cecità, perché la Cava effettivamente ha un primo successo di critica con l'uscita di Caratteri, che è il suo primo libro, che poi viene addirittura ripubblicato nei gettoni delle Naudi a cura di Vittorini, però poi ha sempre rapporti abbastanza difficili con gli editori, perché è stato anche oggetto di etichette che poco si confacevano alla Cava. C'è uno scrittore meridionalista, isolato, verista, insomma varie, e quindi anche uno scrittore superato per certi versi. Questo ha determinato chiaramente da parte della grande editoria, diciamo, poca attenzione, cioè si è voluto far vedere la Cava come uno scrittore che, proprio perché viveva in un piccolo paese della Calabria, in provincia di Reggio Calabria, appunto a Bovalino, questo significava che era di per sé un isolato. Mentre la vita di La Cava dimostra diverse, mostra altre cose, nel senso, sì, vive la sua quotidianità a Bovalino, ma è un uomo che comunque è uscito da Bovalino, ha frequentato la facoltà di giurisprudenza a Siena, ha vissuto per un periodo abbastanza importante della sua vita a Roma, e poi ha lasciato passare mai più di un mese nello stesso luogo a Bovalino, ma ha fatto frequenti viaggi solo con lo scopo di incontrare altri letterati del tempo, con i quali ha avuto anche delle corrispondenze epistolari molto fitte. Io insieme a Luigi Tassoni stiamo curando proprio in questi giorni l'epistolario Sciascia la Cava, che mette in luce un uomo completamente diverso da quello che ci ha dipinto certa critica. Lei ricordava prima I Caratteri, che sono uno dei libri più noti di Mario La Cava. Anche in viaggio in Israele La Cava resta lo scrittore che traccia magistralmente i caratteri, il narratore attento alle pieghe intime dei suoi personaggi. Viaggio in Israele è anche una bellissima galleria di ritratti, di persone che Mario La Cava incontra durante questo suo mese di permanenza in Israele, che poi diventano nel libro dei personaggi. Sì, sono dei personaggi altri. Lui stesso, nella introduzione alla seconda edizione, racconta proprio, in una nota fuori testo, racconta proprio che si tratta di personaggi che effettivamente ha conosciuto, cioè una galleria di personaggi che sono caratterizzati soprattutto da una grande nobiltà d'animo. Sono quegli stessi personaggi che permettono al protagonista della storia di venire fuori dai guai. Cioè il protagonista, ricordo, è stato derubato di tutti i suoi averi, tra cui anche i soldi che servivano per vivere questo mese ad Israele, dove si era recato per il processo Eichmann, perché è ovvio che la storia è molto autobiografica, lo dice lui stesso, anche se poi viene completamente trasfigurata, è esagerata, e anche questi personaggi vengono caricati di altre caratteristiche che magari non avevano, attraverso il gusto dell'ironia, che è una delle doti di questo scrittore. In una lettera che ho avuto modo di leggere appunto nel fondo La Cava, racconta anche che avrebbe voluto Mario La Cava, qualche anno dopo, diversi anni dopo, ritornare in Israele a fare un secondo viaggio, proprio per rivedere questi personaggi, quelli che erano diventati personaggi del suo romanzo e che erano persone realmente esistite, ma molti di loro, ahimè, non c'erano più.